Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i fattori di rischio per il cancro ai reni. I fattori di rischio per il cancro ai reni, noto anche come carcinoma renale o cancro renale, possono variare da persona a persona e possono includere età. Il rischio di cancro ai reni aumenta con l'età, con la maggior parte dei casi che si verifica in persone di età superiore ai 45 anni. Sesso. Gli uomini hanno un rischio leggermente maggiore rispetto alle donne di sviluppare il cancro ai reni. Storia familiare. Chi ha una storia familiare di cancro ai reni potrebbe avere un rischio leggermente aumentato. Fumo di tabacco. Il tabagismo è un fattore di rischio noto per il cancro ai reni. Il rischio aumenta con il numero di sigarette fumate e la durata del fumo. Obesità. L'obesità è un fattore di rischio significativo per il cancro ai reni. Le persone obese hanno un rischio maggiore rispetto a quelle con un peso normale. Ipertensione. L'ipertensione arteriosa, pressione sanguigna elevata, è un fattore di rischio associato al cancro ai reni. Malattie renali ereditarie. Alcune condizioni ereditarie, come la sindrome di von Hippel-Lindau, VHL, e il carcinoma renale ereditario papillare, HPRC, sono associate a un aumentato rischio di cancro ai reni. Esposizione a sostanze chimiche sul posto di lavoro. L'esposizione a sostanze chimiche come il cadmio, il tricloroetilene e il cloruro di vinile può aumentare il rischio di cancro ai reni, soprattutto in lavoratori esposti a queste sostanze. Radioterapia precedente. L'esposizione a radiazioni ionizzanti, ad esempio attraverso la radioterapia precedente per altre condizioni mediche, può aumentare il rischio di cancro ai reni. Insufficienza renale cronica. Le persone con insufficienza renale cronica o dialisi a lungo termine possono avere un rischio leggermente aumentato di cancro ai reni. Alcuni farmaci. L'uso prolungato di farmaci come il paracetamolo o il fenacetin può essere associato a un aumento del rischio. Alcol. Il consumo eccessivo di alcol può aumentare il rischio di cancro ai reni. È importante sottolineare che avere uno o più fattori di rischio non significa necessariamente che si svilupperà il cancro ai reni. Tuttavia, se hai fattori di rischio noti o preoccupazioni, è consigliabile consultare un medico per una valutazione e discutere delle strategie di prevenzione e di monitoraggio. La diagnosi precoce può essere cruciale per il trattamento efficace del cancro ai reni. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.